Lunedì 14 dicembre, ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori che ci seguite ogni giorno su Filo Diretto. Ci stiamo avvicinando oramai alle vacanze di Natale, mancano 11 giorni, quindi ci saranno sicuramente i soliti affannati dei regali dell'ultimo minuto. Gli affari, insomma, stanno andando non benissimo, come sempre i commercianti sperano in quest'ultima settimana, in questi ultimi 10 giorni di poter incrementare le vendite proprio facendo leva sul fatto che tanti lavorando e prima anche osservando un po' tutti i prezzi acquisteranno veramente gli ultimi giorni. Grazie per telefonarci allo 0131 23 10 92, che è il nostro numero di telefono. Abbiamo già un primo telespettatore al quale auguriamo un inizio ottimo di settimana. Buongiorno. Buongiorno signora Cerpi, sono il Buongiorno. signor D'Alessandria. Prego. Volevo dire una cosa, non so se ha letto poi sulla stampa ieri, il riferimento a quello che è successo in Cittadella. Allora, se il signor Boano ha paura di due furgoncini, uno che vendeva patatine e l'altro bibite dentro la Cittadella, mandato i vigili a farli mandare via dopo che avevano avuto il permesso e hanno pagato, cioè. Perché la gente andando in cittadina non va in centro. Mi sembra una cosa talmente assurda, anche perché io ho un amico che è esposto lì, per 2 giorni ha pagato 500 euro, no, per esporre due cose. Se preferisco che la gente vada in centro a vedere lo squallore che c'è, forse il signor Boano per anni non ha mai avuto concorrenza e adesso gli brucia un po'. Spero che non mandi via anche a lunedì quei due furgoni che vendono i polli in piazza Perosi, dove c'è sempre la coda, mentre nel suo negozio le code degli anni indietro non ci sono più. La ringrazio, signora Chetti. Grazie, Buongiorno. buongiorno, buongiorno. Ovviamente questo è quello che lei dice. Noi non abbiamo il presidente dei commercianti, Gigi Boano, chissà se riusciamo ad averlo al telefono, lo chiedo in regia, se riusciamo a recuperare il suo numero di telefono e ad averlo in diretta, se vuole rilasciare una dichiarazione, almeno insomma sentiamo tutte e due le parti. Intanto andiamo avanti con le telefonate. Salutiamo, buongiorno. Buongiorno, Prego. io sono Ilario, signora, Sì, buongiorno. buongiorno. Volevo solo fare una domanda, se poteva dire qualcosa, riguardo ai due Marò, Sì. che non si sa più se sono vivi, se sono morti, se ritornano per Natale, se qualcuno si interessa di loro. Il capo dello Stato, il capo del governo o qualcun altro signore come loro. Poi volevo augurare ogni bene a quelle che hanno perso i loro risparmi. Forse li ho persi anch'io, il Dio lo sa. Le auguro buon Natale. Grazie anche a lei e alla sua famiglia, grazie di cuore, un abbraccio forte. Dunque, ieri leggendo i vari quotidiani c'erano da fare alcune riflessioni, vale a dire tante pagine con tantissime notizie che fotografano la nostra Italia, un'Italia sempre più a brandelli dove probabilmente i politici giocano a urlare di più, dove sembra che si faccia finta di niente in riferimento alla gravità di quello che sta succedendo nelle case di molte famiglie degli italiani, non ultimo anche l'argomento della questione delle banche. Sì che il governo Renzi ha stanziato dei fondi per cercare di attutire i colpi dei risparmiatori che sono rimasti gabbati per l'ennesima volta, però come sempre non c'è mai nessuno che previene, visto e considerato che
si sapeva molto bene che queste quattro banche erano in odore di fallimento, ma nessuno si è premunito di avvisare prima i risparmiatori, magari per evitare anche una morte, un suicidio che poteva sicuramente poteva essere risparmiato. E questa è la condotta, come sempre, dei nostri governanti che, come dire, sembra che vogliano fare degli spot sulla vita delle persone, sulla pelle delle persone. Perché la domanda è questa: si sapeva prima che queste banche versavano in uno stato veramente drammatico, perché aspettare che le banche vadano in default, che ci sia purtroppo una vittima, che ci siano tantissime persone in piazza che protestano, che ci siano tantissime famiglie preoccupate perché hanno perso tutti i loro risparmi, e poi arriva il regnante di turno, il governante di turno, per dire: stanzio questo, almeno faccio bella figura. No, non è così, almeno non reputiamo sia così che si fa, perché non tutti hanno milioni di euro in banca, tante persone hanno pochi soldi in banca, ma questi pochi soldi rappresentano tutto il loro risparmio, tutto il loro lavoro di una vita, per cui anche se sono pochi, anche se sono piccole cifre, rappresentano veramente molto per la vita di chi riesce a mettersi qualcosa da parte. E quindi questa non è solamente una presa in giro, è anche un modo bieco per calpestare le persone, la dignità delle persone. Questo non ci sembra affatto giusto. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. E sto ancora parlando. Sì, prego. Ah, buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire in quello che ha detto il telescoltatore, il primo. Sì, sì, prego, signora, abbassi il volume del televisore. Riguardo alla cittadella. Io sono d'accordo, ha fatto bene a mandarli via, perché potevano mettere fuori dalla cittadella il banchetto, altrimenti cosa diventa la cittadella? Uno incomincia a vendere, l'altro comincia a mangiare, un altro pesta quel verde che c'è e viene subito il vandalismo. Salviamo l'unica cosa che ancora abbiamo. Va bene. Ok, buongiorno. Grazie signora, buongiorno, un abbraccio. Allora, aspettiamo intanto le vostre telefonate allo 0131 23 1092. Che è il nostro numero di telefono. Io volevo anche parlare di un altro fatto di cronaca che riguarda l'omicidio di Chiara Poggi. Come sapete, la Cassazione ha completamente stravolto il verdetto di appello, determinando in stasi l'autore materiale di quel delitto. Ne parliamo dopo. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, che sono Renato. Buongiorno, prego. Ho visto il telegiornale alle 11:30 su Rete 4, sui risparmiatori. Il governo non dà tutti i soldi ai risparmiatori, quelli che hanno investito sulle banche, che hanno perso i soldi. L'avevo detto che non davano niente, gira, valutano caso per caso. E tanto quelli lì si devono mettere il cuore in pace. Se hanno versato 100.000 euro ne prendono 50.000. E come ho detto, poi sul Natale sarà un Natale povero, perché chi ha i soldi fa i regali, chi non ne ha, ma c'è tanta povertà e non hanno nemmeno i soldi da mangiarsi un panettone adesso. Siamo arrivati a quel punto lì. Se qualcuno non fa qualcosa, o il governo non interviene invece di dare 10 milioni ai partiti e a fare le cose, se non interviene qua succede una grandissima rivoluzione. Poi ho visto il telegiornale stamattina alle 6, che hanno stanziato 400.000 euro per le telecamere in città, ma c'è anche le frazioni da salvaguardare per la sicurezza. Non pensiamo solo alle città, c'è le frazioni di Arci, le frazioni di
di Alessandria, c'è tutto che non va. Anche le strade non vanno più bene, ormai nemmeno più la TM non va più bene. Se non è intervenuto Torino, la TM chiudeva baracca e burattina, andavamo tutti a piedi. Io le auguro buon Natale, buon anno. E come si dice, speriamo che vada meglio, ma andremo sempre in peggio. In peggio. Salve. Renato, un abbraccio forte. Siamo noi che abbiamo questo problema, perché già sono vecchia, se in più devo anche essere... Vi prego, non fatemi sorda precocemente. Chiediamo scusa, ovviamente siamo in diretta e quindi è normale che capitino anche questi piccoli disguidi, ma in regia i nostri tecnici sono prontamente intervenuti ed è tutto a posto. 0131 23 10 92 è il nostro numero di telefono. Vi stavo parlando del caso di Chiara Poggi. Ecco, la domanda è questa: possibile che un paese che vuole essere all'avanguardia come il nostro debba avere 3 gradi di giudizio, dove una persona prima viene assolta, poi viene condannata, poi viene assolta? È possibile che tutto questo debba avvenire sempre sulla pelle delle persone? Ci sono dei processi che sono altamente indiziari, dove quasi sempre, purtroppo, sembra che vinca la corsa al mostro. Noi ovviamente non possiamo analizzare se Stasi sia colpevole oppure innocente. Fatto sta che il sistema è un po' il sistema italiano, no? Parliamo anche di Yara Gambirasio, il presunto assassino è da 2 anni in carcere, non ha nessuna condanna, è l'unico indiziato perché deve essere necessariamente lui, però non si sa quando ci sarà un processo, non si sa come andrà a finire. E dopo 3 gradi di giudizio, dopo che probabilmente lo condanneranno, lo assolveranno, lo ricondanneranno. Questo fa tutto parte del nostro sistema italiano. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, signora Chetti. Buongiorno. Io volevo dire, solo dare un'informazione a proposito dei 2 Marò. Sì. Hanno già detto più di una volta nel telegiornale, io non so la gente che razza cosa sente, ma che c'è una commissione internazionale che sta vagliando questa faccenda. 2 giorni fa il governo italiano ha chiesto alla commissione che queste 2 persone devono rientrare per Natale. Poi dopo il grado di giudizio, se da rientrare, rientrerà. Ma questa è una cosa che non so quante volte l'hanno detto. La gente, non so se senti i telegiornali o che cosa siete, perché qui ormai... c'è una commissione internazionale che giudica queste 2 persone e hanno sempre detto che è meglio stare zitti e non dire niente e non creare polemiche. Non so. Poi ho un altro discorso a proposito delle banche. Anch'io sono entrato in una questione del genere, però la mia banca mi ha avvisato di quello che rischiavo. Al momento buono sono uscito, perché sono guadagnato, è vero, però al momento, perché a volte se ci sentono i telegiornali, quando come l'Argentina e la questione cominciava ad andare male, quelli che sono furbi si sono ritirati, li ha guadagnati, gli altri probabilmente si sono rimessi dei soldi, perché non so, perché c'era qualcosa già che non funzionava. E qui queste persone di queste banche, quando si vanno a guadagnare, però ci hanno guadagnato, no? Il guadagno non ha portato a casa in questi anni. Adesso che c'è da pagare, ma vogliono pagare. Che poi la banca sappiamo com'è e ci fa firmare delle cose. Io non firmo niente. Ho fatto la terza media e se c'è una cosa che non capisco non firmo. Perché le banche sono come le assicurazioni. Quando fa l'assicurazione della banca, dell'automobile, c'è da firmare un mucchio di carte. Ma lì più o meno qualcosa sappiamo. Ma le banche è un casino. Allora è meglio lasciare stare quel piccolo guadagno che c'hai, ce lo tieni e non se ne parla più. Grazie signora Chetti, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno, arrivederci. 0131 23 10 92, stiamo parlando di tante cose in questo lunedì 14 dicembre.
come sempre siamo a vostra disposizione, anche se avete delle segnalazioni da farci riguardo alle città dove abitate, se ci sono dei lavori che devono essere fatti, se ci sono delle mancanze da parte degli amministratori delle città in cui abitate, e noi come sempre raccogliamo le vostre richieste. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Volevo dire una cosa. Sa perché c'è poco giro di commercio in giro? Perché mancano gli aurini. Lo so. Lo so. E tante ditte non hanno ancora pagato da 13 anni, non riescono a pagare lo stipendio di qualche mese indietro. E l'operaio come fa ad andare a spendere? Ma gli 80 euro di Renzi non bastano mica. Gli 80 euro di Renzi deve preoccuparsi a fare andare avanti l'economia. Per fare andare avanti l'economia deve preoccuparsi che ci sia il lavoro in giro. Noi abbiamo venduto tutte le macchine che facevano produzione in Italia, le abbiamo mandate in Romania, in Albania. Adesso questi signori qua ci fanno la concorrenza con le nostre macchine che qua non si potevano più adoperare. E questo è il problema. Noi siamo in Europa, ma non l'avessimo mai vista l'Europa. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Beh, questo non lo so se era giusto non entrare in Europa, perché la situazione sicuramente sarebbe molto peggio per l'Italia se oggi non facesse parte della Comunità Europea, un discorso che abbiamo già affrontato tante volte, probabilmente al di là della mercificazione che è stata fatta del cambio Italia-Euro, che è un qualcosa di veramente vergognoso a dire poco, e purtroppo non ha pagato nessuno per il cambio che è stato fatto senza il minimo controllo. Il fatto è che probabilmente, anzi sicuramente, sono stati messi insieme tanti paesi, tanti stati che non hanno una linea comune per quanto riguarda l'economia e la politica, e quindi poi alla fine, come sempre, vince il più forte, e l'Italia è fortemente penalizzata, anche perché ha un sistema politico che certamente non è preparato per poter avanzare a testa alta nei confronti degli altri governanti che sono all'interno dell'Unione Europea. Noi abbiamo tanti problemi nel nostro paese, e quindi è difficile che riusciamo a farci valere a livello europeo, e questo ovviamente è un ulteriore aggravio della situazione italiana. Pronto, buongiorno. Buongiorno, riguardo i problemi di Alessandria, io sono una nonna che porta una bambina in biblioteca spesso. Sì. Vorrei dire che lì manca riscaldamento. Ah, pure. 17 gradi, proprio considerati manualmente 17 gradi, e le persone che si recano in biblioteca devono stare con cappello, cappotto e addirittura guanti. Ecco, io non lo so se il sindaco ogni tanto fa qualche salto a vedere queste cose lì, perché sarebbe importante, mentre invece a Palazzo Rosso, soprattutto nella parte diciamo più recente, il riscaldamento è a palla. Quindi se volete che i bambini vadano in biblioteca, per cortesia aiutateci ad aumentare il riscaldamento, perché quelle 2 ore al mattino in cui c'è il riscaldamento, veramente si gela ugualmente. Quando è andata l'ultima volta in biblioteca? La settimana scorsa. Ok, va bene. Ecco, quindi guardi, è veramente una desolazione, soprattutto adesso per le feste di Natale non si organizza più niente, mancano addirittura i fogli per fare, come dire, i giochini per i bambini, non c'è c'è il nulla. No, però so che in biblioteca organizzano qualcosa per Natale. Sì, guardi, a parole. Poi diciamo, i dipendenti ci spiegano che non ci sono soldi. Dobbiamo addirittura portare noi i pennarelli, la carta, le matite e tutto quello che può servire per far giocare un paio d'ore un bambino. Ecco, questa è la verità. Va bene, signora. Va grazie. Bene. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, buongiorno. 0131, lo vedete
23 10 92 il nostro numero di telefono, arrivano delle telefonate che veramente sono un po' sconcertanti, non solo perché siamo nel periodo di Natale, ma perché come dire, sottolineano sempre di più il degrado di questa società che dalle pagine di giornali vuole apparire totalmente differente, ma poi quando vi sentiamo al telefono e quindi, come dire, ci scontriamo con la realtà, allora vediamo che probabilmente tanti articoli scritti o tanti servizi letti e registrati in TV andrebbero tolti per far spazio ad altro. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io le volevo dire, ma come mai non ci sono mai soldi? Noi continuiamo a pagare le tasse. Fino a 20 anni fa c'era tutto, avevamo le strade, avevamo questo, quest'altro. Continuano a mangiarci sopra, a girarci con delle parole, quello, a colpa di quello, è colpa dell'altro, l'altro ha fatto. Ma come mai questa storia? Ma cosa siamo, degli imbecilli? Siamo nel 2020, siamo tutti imbecilli, ci pigliano per il sedere, mi scusi il termine, ma meno male, ci stanno tutti indistintamente pigliando per il sedere. Povera gente che va alla biblioteca, non c'ha 17 gradi e si deve portare tu qualsiasi cosa. Una volta c'era qualsiasi cosa, avevamo qualsiasi cosa. Io ho 65 anni, sono alessandrino, non è mai mancato niente in Alessandria, adesso manca tutto. Dove li mettono sti soldi? Grazie. Grazie a lei, buongiorno. È proprio così, e sembra che ci sono state tante crisi, no? nel corso della storia, anche nel corso della Prima Repubblica, l'Italia affondata in crisi importanti, dalle quali poi si è risollevata. Probabilmente o c'erano più fondi allora e quindi c'era un sistema totalmente diverso, dove mangiavano un po' tutti e facevano mangiare un po' anche noi. Oppure adesso chi c'è al potere vuole guadagnare di più, vuole mangiare di più, e visto e considerato che oramai ci hanno messo tutti quanti alla fame, dicono ma sì, rimanete alla catena e cerchiamo di prendere finché possiamo. Oppure in effetti c'è veramente una coperta che oramai non si sa più dove tirarla, non so. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Chetti, devo abbassare il volume? No, no signora, facciamo tutto noi, non si preoccupi. Benissimo. Prego. No, perché a volte lo chiedete voi. Sarò breve, come sempre. Senta, noi capiamo la crisi, il dissesto e tutto quello che ne consegue. Venerdì ho ascoltato una trasmissione, un argomento molto importante di un sindaco in provincia di Lucca, la trasmissione era Report, in cui diceva che un'idea geniale che potrebbero fare tutti i sindaci, e si chiamava il baracco. Prendiamo l'esempio che una famiglia non possa pagare la tassa dei rifiuti. Il comune guarda il reddito di questa famiglia, che può essere una famiglia che ha perso il lavoro o che ha un reddito basso e che non può pagare le bollette. Signora, abbiamo un minuto, abbia pazienza. Allora vengo al dunque. Ecco, è un baratto che si fa. La persona si rende utile. Ecco, mi dispiace, però non riesco a continuare il discorso perché se mi dà un minuto... Vabbè, comunque è un baratto che si fa. La persona si rende utile tagliando l'erba, dando la tinta alle scuole. E io le dico testualmente cosa spiegava questo sindaco. Dice, facendo così noi abbiamo risolto tanti problemi. Hanno loro una paga netta di 7,50 euro all'ora, sono assicurati se si fanno male. E dice, ho risolto. Dice, l'arredo urbano è diventato, dice, che è una cosa... si doveva fare, si chiama baratto. Ok. Tu dai una cosa a me e io do una cosa a te. Grazie, mi sembra giusto. Grazie signora, abbia pazienza, la devo interrompere perché dobbiamo dare la linea alle notizie. Con Filo Diretto ci vediamo domani, invece ci vediamo tra poco per le notizie. Arrivederci.